Oggi vediamo come realizzare i bigliettini per le bomboniere, quindi dovremo applicare la stampa fronte e retro. Vi dico subito che non vi insegnerò a realizzare dei bigliettini belli graficamente, ma come sempre vi spiegherò e mi concentrerò soprattutto sulla tecnica. Quindi inseriamo subito delle forme facendo clic su questo pulsantino e aggiungiamo un quadrato. Allora, sblocchiamo le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e andiamo a mettere la dimensione di 10,5 x 2,6. Ovviamente voi potrete fare la dimensione che preferite. Poi io ricoloro, normalmente si fanno bianchi, però io adesso vado a ricolorare il nostro rettangolo più che altro per farvi vedere meglio tutti i passi, gli step che andremo a fare. Adesso andiamo a inserire una linea di cordonatura. Quindi mettiamo la linea più o meno al centro e andiamo a ridimensionarla. Selezioniamola, selezioniamo insieme al nostro rettangolo e facciamo centra orizzontalmente in questo modo. Possiamo andare volendo subito a collegare, però non lo facciamo immediatamente e vi spiego anche perché. Allora, voi immaginate che cioè il nostro rettangolo sia suddiviso in due, quindi questa sia la prima parte e questa la seconda. Quindi andiamo a inserire del testo, io scrivo Stefano e Laura, andiamo a selezionare un carattere un pochino più carino che possa andare un po' bene, tipo questo. Ovviamente sto mettendo sempre un carattere a caso, riduco lo spazio tra le lettere in questo modo. Ecco fatto, e adesso vado a ridimensionare la scritta, la metto qua. Ovviamente poi andrà collocata e centrata bene. Adesso ripeto per farvi vedere, la metto più o meno centrata. Poi andiamo a selezionare la nostra scritta, il nostro rettangolo e andiamo a fare unisci livelli. A questo punto dobbiamo mettere in primo piano la nostra linea, quindi facciamo disponi in cima, in questo modo, selezioniamo sia il livello di taglia e stampo, sia il livello della linea di cordonatura e facciamo collega. A questo punto dobbiamo duplicare il nostro bigliettino e lo dobbiamo duplicare per un numero di volte. Insomma, diciamo che dovremo andare più o meno a riempire il foglio, ecco, non fatene troppi pochi, ma a riempire un foglio, quindi dovete farne una quantità per cui non vi andrà nel foglio successivo. Quindi facciamo duplica e andiamo a collocarlo più o meno in questo modo, quindi più o meno allineato, ma andremo a fare l'allineamento vero e proprio dopo, quindi se duplichiamo un altro, io ne faccio 7. Con queste misure più o meno ce ne stanno 7, 4, poi 5, 6 e 7. Andiamo tutti a metterli più o meno in questo modo. Adesso andiamo a selezionarne uno per uno, quindi allora, prima di tutto, scusate, mi sono dimenticata di dirvi, qua diciamo lo spazio tra uno e l'altro dovete farli quasi identici, ma non importa se non sono perfettamente identici. Questo è importante perché per il lavoro che andiamo a fare è importante che siano più o meno uguali, ma non ci vuole proprio la precisione millimetrica. Quindi andiamo a selezionare uno per uno in questo modo. Per selezionarli tutti dovete premere il tasto Shift e andiamo a fare allinea. E poi allinea a sinistra, in questo modo, così abbiamo allineato i nostri rettangoli. Selezioniamone adesso di nuovo uno e facciamo duplica. Andiamo a fare duplica, lo collochiamo più o meno qua. Andiamo a fare scollega e poi dividi livelli. Adesso prendiamo la scritta e mettiamo per esempio una data.
scriviamo 18 luglio 2021. Facciamo più o meno così. Anche in questo caso, allora, vedete, abbiamo diviso in due rettangoli, quindi questa è la prima parte, questa è la seconda, diciamo che questa è la terza e questa è la quarta. Cioè significa che la parte 1 è la parte dietro del nostro bigliettino, la parte 2 è la prima cosa che vedremo quando il nostro bigliettino sarà chiuso. La parte 3 è l'interno che sarà però alla nostra destra, mentre questo è la parte interna che sarà subito dietro Stefano e Laura. Allora, in teoria la scritta, se proprio non dobbiamo mettere le scritte da entrambe le parti internamente, conviene metterla da questa parte qui, quindi nella parte 3, per così dire. Però siccome dobbiamo in questo tutorial far vedere bene l'allineamento fronte e retro, io ve lo metto da questa parte, quindi la scritta, ripeto, 18 luglio sarà proprio all'interno della scritta Stefano e Laura. Quindi procediamo e che cosa dobbiamo fare? Allora, questa scritta è dalla parte corretta, invece questa non lo deve essere perché essendo l'interno, quando verrà stampato risulterà al contrario. Quindi selezioniamo capovolgi e poi facciamo capovolgi verticalmente in questo modo e poi di nuovo capovolgi orizzontalmente, quindi dovete capovolgerlo, scusate, in tutti i due i sensi. Poi selezioniamo il rettangolo e facciamo disponi in fondo per visualizzare di nuovo la nostra linea di cordonatura. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare la nostra scritta, selezionare di nuovo il nostro quadrato e fare unisci livelli. Rimettiamo di nuovo la linea di cordonatura se la vogliamo vedere e facciamo sposta in fondo. La linea di cordonatura a questo punto si vede, selezioniamo anche l'unione dei livelli e facciamo collega in questo modo. Adesso andiamo di nuovo a duplicare. E duplichiamo e lo mettiamo più o meno allineato come il precedente, quindi come la parte frontale del nostro bigliettino. Facciamo così e duplichiamolo sempre 7 volte in questo modo. Andiamo avanti, facciamo anche il penultimo e poi l'ultimo. All'inizio non è importante che lo allineate perfettamente, andremo a allinearlo adesso, in un secondo momento. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo selezionare il precedente in questo modo e andare a selezionare anche quelli che abbiamo ottenuto adesso. Quindi ne prendiamo uno in questo modo e poi andiamo a fare allinea in alto. In questo modo si allineeranno i rettangoli alla stessa altezza e lo facciamo con tutti, quindi di nuovo allinea in alto, anche in questo caso nel terzo sempre allinea in alto, vedete alcuni erano allineati più o meno quasi perfettamente, quindi si sono mossi pochissimo, altri invece come questi erano allineati, anzi non erano allineati, quindi dobbiamo farlo. Mi raccomando, non dimenticate questo passaggio perché se non allineate bene, ovviamente la stampa fronte e retro non verrà correttamente. Quindi potete non fare precisamente tutto, però questo sono dei passaggi da fare assolutamente in maniera precisa. Una volta allineati tutti in alto, quindi tutti allo stesso livello dei precedenti, dobbiamo selezionare quelli che abbiamo ottenuto appena adesso, quindi in questo modo qua, uno per uno, sempre tenendo premuto il tasto Shift, e è un po' lento, in parte per il collegamento a internet in questo momento, in parte è un po' lento, scusate, come sempre per una questione di testo, cioè quando andiamo a duplicare il testo, Crea Design Space rallenta molto. Adesso, una volta selezionati tutti questi, facciamo allinea e poi a sinistra, così, in questo modo. Adesso li abbiamo allineati, vedete, abbiamo le linee di cordonatura in tutti i
in tutti i rettangoli, quindi sia quelli per la stampa interna che quelli per la stampa esterna, non è necessario in realtà, perché quando voi andrete a eseguire il taglio, andrete ad eseguirlo o solo la parte davanti o solo la parte dietro, però non è un problema se la lasciate, perché se ipotesi una volta volete fare la piega esterna, una volta volete fare interna, se la lasciate è più comodo, perché così nel progetto la piega c'è già. In qualsiasi diciamo qualsiasi opzione voi scegliate. Ovviamente è possibile fare anche, io ho fatto la linea di cordonatura su ogni bigliettino, ma potete fare anche una linea di cordonatura dritta, una lunga così, se volete per comodità, è più semplice, come preferite voi. Adesso andiamo a selezionare una per una questi bigliettini qua, quindi la parte frontale. Una volta selezionato, facciamo clic su collega e andiamo a fare la stessa identica cosa anche dall'altra parte. Quindi attendiamo un attimo che Kazan Space colleghi. Ecco, ha collegato adesso questi bigliettini e andiamo a collegare anche questi. Facciamo la stessa identica cosa. Eccolo qua e facciamo collega. Attendiamo sempre un attimo, ripeto, è un po' lento il progetto perché c'è tanto testo, poi io ho anche un collegamento entrato un po' lento. Salviamo il progetto. Salvatelo sempre spesso, mi raccomando. E adesso andiamo a vedere l'anteprima dei tappetini se è tutto corretto. Prima però vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare. Andiamo adesso a selezionare questo gruppo, l'ultimo che abbiamo fatto, e guardiamo il nostro pannello livelli. Vedete che ci sono tanti collega, ogni collega, vedete c'è una linea e poi unisce i livelli e sono quindi i nostri singoli rettangoli. C'è però un collega qua in alto che è quello che comprende tutti e 7 i rettangoli di un determinato gruppo, quindi in questo caso del gruppo dell'interno in cui andremo a stampare internamente il nostro bigliettino. Dobbiamo andare a fare clic su questo occhio per nasconderlo. Andiamo ora a vedere l'anteprima tappetini facendo clic sul pulsante Crealo. Vi dico subito che non è necessaria questa procedura, farla in tutti i casi. Per esempio, io ho studiato le misure in un certo modo, per cui anche se non fossi andata a nascondere l'ultimo gruppo, Cricut Design Space mi avrebbe comunque messo la stampa interna, quindi i rettangoli con la stampa interna dei bigliettini nel secondo tappetino. Se però volete fare dei bigliettini più piccoli, per cui per qualche motivo l'intero collegamento dei rettangoli potrebbe starci, per esempio, anche qua di fianco. Vedete, per esempio, noi non abbiamo utilizzato tutta l'area perché possiamo arrivare fino a 17 centimetri in stampa. Quindi, se io avessi fatto i bigliettini un pochino più stretti, avrebbe potuto mettermeli anche qua, quindi anche qua a fianco. Per questo ho voluto farvi vedere come nasconderli, perché in molti casi, anche se non in tutti, ripeto, per esempio in questo caso non ce n'era bisogno, potrebbe essere necessario nasconderli. Per comodità vi consiglio di farlo sempre, quindi così non vi sbagliate, non c'è il rischio che poi dovete andare a riposizionare ogni volta i vari rettangoli su altri tappetini. Quindi adesso abbiamo solo la possibilità di stampare i nostri bigliettini, la parte frontale dei nostri bigliettini, e dobbiamo ricordarci un ultimo particolare che è questo. Allora, facciamo clic con il mouse, con il pulsante del mouse, e trasciniamo questi rettangoli verso il basso in questo modo fino a quando Cricut Design Space no, non blocchi, quindi non si può andare più in giù di così. Questo è la procedura che dovete eseguire, e non dovete assolutamente dimenticarvi, perché sennò la stampa fronte retro non funzionerà correttamente. Adesso andiamo a fare clic sul pulsante Continua.
andiamo qua, facciamo invia alla stampante. Adesso ci viene aperta la finestra per la configurazione della stampa. Vi consiglio, se avete fatto come me i rettangolini colorati, di aggiungere la svarginatura. Ovviamente, se sono bianchi, non è necessaria. E vi ricordo un'altra cosa molto molto importante. Dobbiamo andare a stampare su un foglio che è un foglio formato letter, quindi non un foglio A4. Allora, se non trovate i fogli formato letter, che sono 21,6 x 27,9, potete acquistare i fogli che sono 24x33, che si trovano anche al supermercato, e poi ritagliarli a misura. Potete anche tagliare volendo un foglio A4 e tagliarlo solo qua nella parte verticale. Quindi, allora, vi ricordo che un foglio A4 è 21 cm di larghezza, mentre il foglio formato lettera è 21,6, quindi ovviamente quei 6 mm voi non potrete andarli ad aggiungere. Però la parte verticale del foglio A4 è 29,7. Il formato letter è 27,9, cioè i numeri sono sostanzialmente invertiti, quindi è abbastanza anche facile da ricordare questa misura. Quindi andate a tagliare qua, semplicemente prendete la misura e tagliate il foglio A4 a 27,9. Funziona lo stesso anche se non avete un formato letter preciso, ma dovete stare molto attenti a come inserite il foglio nel cassetto della vostra stampante. Adesso poi vi faccio vedere anche bene come metterlo, però mi raccomando, sono tutti particolari a cui dovete fare attenzione, altrimenti la stampa fronte retro, essendo che la stiamo facendo in maniera manuale, non verrà perfetta. Quindi adesso facciamo clic su stampa e procediamo. Abbiamo pronto il nostro foglio. Questo è della dimensione che vi ho detto prima, quindi di 27,9, mentre questo qua è un foglio A4 normale. Vi faccio vedere la differenza. Questo qua è un foglio di 29,7, quindi la differenza è veramente minima. Potete tagliarli a mano. E adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il nostro foglio nel cassetto della stampante. In questo modo muovete bene anche queste alette per posizionare il foglio correttamente, quindi premetelo fino al fondo, guardate che a destra e a sinistra sia completamente bloccato in questo modo, poi chiudete così il cassetto della stampante e andate a io in questo caso l'ho già messo, comunque andate a mettere come formato carta, formato lettera, in questo modo. Andiamo a metterlo e poi selezioniamolo. Ovviamente la selezione dipende dal tipo di stampante che avete e adesso attendiamo che la nostra stampante stampi il primo foglio. Questo è il nostro foglio stampato, è uscito in questo modo dalla nostra stampante, quindi andiamo a aprire nuovamente il cassetto. E mettiamo esattamente come è uscito la stampante, quindi non giratelo da nessun lato. Ovviamente dipende dal tipo di stampante, però in genere il 90% delle stampanti prende il foglio in questo modo, quindi riposizionatelo perfetto come prima. Andiamo a chiudere e adesso andiamo a stampare l'altra parte. Una volta stampata questa parte, andiamo a selezionarla in questo modo e facciamo clic sempre su questo occhio per andarla a nascondere. Andiamo invece a prendere quella che avevamo nascosto prima, quindi facciamo sempre clic sull'occhio per visualizzarlo nuovamente. Attendiamo un attimo, eccola qua. Adesso andiamo di nuovo sul pulsante a fare clic sul pulsante Crealo. Abbiamo un'altra anteprima dei tappetini e ovviamente identica alla prima, a parte il fatto che stiamo stampando
la parte dietro. Questa volta però non dovete fare niente, quindi non muovete i rettangoli verso il basso, quindi non fate niente, nessuna azione, ma fate direttamente clic sul pulsante continua e di nuovo invia alla stampante. Ci aprirà di nuovo la finestra di configurazione di stampa. Se avete messo la smarginatura prima, ovviamente dovete mettere la smarginatura anche adesso. Facciamo clic sul pulsante stampa e procediamo con il secondo foglio. Ecco l'altro lato che abbiamo appena stampato. La prima cosa che dovete andare a controllare, io ho utilizzato un foglio normale per la stampante proprio per farvi vedere, non so se lo vedete. Poi ovviamente quando ce l'avrete voi potete metterlo vicino a una finestra. Comunque i crocini di ritaglio, quindi questo bordino nero, deve coincidere in maniera precisissima, quindi millimetrica, con i crocini di ritaglio che si trovano dalla parte opposta. Se così non fosse, vuol dire che dovete andare a rimettere bene il foglio all'interno della vostra stampante o che non avete tagliato con precisione il foglio in formato letter. Quindi questa è la parte davanti, questa è la parte dietro. Dovete poi andarlo a mettere nel vostro tappetino da questa parte, cioè dove c'è meno spazio tra il crocino di ritaglio e il foglio, quindi non da questa dove ce n'è tanto, quindi non dovete metterlo così, ma lo dovete mettere in questo modo. Potete ovviamente farlo anche da quest'altra parte, perché chiaramente la stampa è stata eseguita da tutte e due le parti. Potete fare riferimento all'anteprima che trovate su Kriga Design Space e se volete fare la piega da questa parte, quindi dalla parte davanti, dove dovete mettere il foglio da questa parte, se volete fare la piega dalla parte opposta, dovete mettere il foglio sul tappetino da questa. Quindi adesso andiamo a tagliare per vedere il risultato. Questo è il nostro foglio tagliato. Adesso andiamo a togliere, a sollevare il foglio e andiamo a staccare le etichette, scusate, i bigliettini uno per uno. Eccoli tutti i nostri bigliettini tagliati uno a uno. Questa è la linea di cordonatura che siamo andati a fare, quindi si piega così molto facilmente in questo modo e questo è l'interno. Vedete, abbiamo dovuto capovolgere sia orizzontalmente che verticalmente, altrimenti non saremmo riusciti a far vedere la scritta correttamente. Si può chiaramente inserire anche la scritta da quest'altra parte oppure solo da una parte o entrambi i lati. Si può chiaramente anche aggiungere qualcosa nel retro del bigliettino per bomboniere. Ho voluto farvi vedere questa tecnica perché è leggermente diversa da quella che abbiamo utilizzato nel tutorial per le card. Quindi in questo caso dobbiamo andare a duplicare ogni elemento perché si tratta di bigliettini che sono molto piccoli. Il tutorial è terminato, vi ricordo come sempre che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it e che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia per ottenere assistenza gratuita.